Ah no, la mia, io non ho dichiarato che i gay sono vittime dell'aberrazione della natura. Quindi no, che fatti, alcuni che fatti giovano alcuni dietro. Che fatti, sai, qua, quando io vedo delle persone che vanno in giro a quattro zampe, nudi, accompagnati da altri signori, mi sembra che non facciano un grande favore neanche alla comunità gay, anzi secondo me non li rappresentano proprio per niente. Vabbè, ma qual è il problema? Ognuno è libero di esprimersi, certo, a suo modo, no? Io sono libero di esprimermi io. Eh beh, insomma, però è un po' forte questa affermazione, no? Anche andare in giro a quattro zampe non come un cagnolino. Non si è pentito, cagnolino. Quindi? No, non mi sono pentito. Non si è pentito? No, no. Lei poi ha preso posizioni, diciamo, molto forti, no? Bastoni per l'immigrazione era il suo slogan. Contro ovviamente, perché voi siete duri e furi. Dica tutta come so sta. Che lei va qua in giro nei campi rom, nelle moschee, tutto qua. Abusivi. E nelle moschee che fanno, costruiscono abusivamente. Ok, quindi la sua linea è molto chiara. Lei però devo andare perché c'è il consiglio. È in ritardo, lo so, ha fatto anche una mozione nel 2015 per la messa al bando dei partiti comunisti. Magari, diciamo. magari la mettesse da fare. Ma in questo però momento, siccome abbiamo capito bene o male come lei, però il DDL Zan in questo momento è una questione molto importante. Beh sì, fondamentale. Penso che sì. Gli italiani hanno come un primo pensiero della loro giornata il DDL Zan. No, cioè, secondo me pensano molto di più al lavoro che manca, alle attività che sono chiuse, al fatto che non hanno i soldi per andare avanti. Non si definisce omofobo quindi? No, invece questa affermazione che ha fatto è tranquilla qui. Sì, è normale.